i colori primari che hanno accompagnato questa fase di lancio di Quaker. Beh, non è che oggi adesso si può svelare tutto, cioè il disco esce chissà gennaio. Qui non sai quello che puoi dire o no, ovviamente io mi guardo prima. E quindi dico, si può dire la data? Dai. Forse non vediamo in questi giorni che cosa è successo. Non diciamo nessuno. No, però volevo dire solo una frase banale. La musica e i colori sono la musica. Tutte le strade che portano allo stesso disco, potevo dire una cosa del tempo. Colori primari comunque sono, Istituto architettura. No. E la domanda magari si alza la ragazza. E il ragazzo, scusami. Io ho visto ragazzi, sto vedendo una gimbolla. Ciao. Buonasera. Buongiorno. È passato mezzogiorno o no? No. Quasi, allora buongiorno. Domanda semplicissima. Te la sei scritta? Ma l'avevo inviata al Corriere, grazie al Corriere sono qui. E non te l'hanno accettata? No. E siamo qua. Quindi si vede che non si poteva fare. Sono arrivate migliaia e migliaia di domande, qualcuna selezionata, ma un po'. Visto il titolo guerriero, ci interrogavamo tutti sul motivo, no? Ci chiedevamo se era un motivo per cui lottare contro la società, contro qualche cosa che hai a dire, insomma. Sempre nella libertà di essere quel che siamo, senza paura, se uscirà questo lavoro di politica. Finalmente si è girato. Anche se scomodi o rischiosi, magari. Io ho capito perché non l'hanno accettato, perché era troppo lungo. Il senso era un'altra domanda che era un po' il senso del guerriero. Chi è il guerriero? Quello che hai detto prima, ma in maniera esponenziale. No, ma che sicuramente ho tantissime cose da dire, perché ovviamente sono una persona che vive la società e che ci entra il più possibile e si interessa di tantissime cose. Con questo nuovo progetto sicuramente andremo anche a, perché no, ogni tanto a stuzzicare dei temi che a me sono molto a cuore e sicuramente a parlare di tematiche che sono un po' anche delle volte considerate tabù, ma che rientrano nella libertà dell'uomo. E siamo tutti esseri umani e quindi ovviamente io da essere umano, da cittadino di questo paese, del mondo, spero in questo nuovo progetto di essere maturato e sicuramente di andare a anche perché no, veramente a toccare dei discorsi un po' scomodi. Già sto creando delle polemiche. Ce ne abbiamo un'altra? Che arriveranno a breve. Magari io. Ti senti cantando in spagnolo? La tua sensazione di cantare è diversa secondo la lingua o sei a tuo agio? No, cantare in spagnolo è meraviglioso, è la lingua più bella dopo l'italiano. Claro che sì. Bueno. È una lingua bellissima, cioè mi è sempre piaciuta. Al posto di architettura avevo preso lingue e letterature straniere e avevo scelto come prima lingua spagnola, quindi è sempre stata una lingua affine. Mi hanno sempre scambiato per spagnolo, hanno sempre detto che mia madre era spagnola o siciliana, quindi mi sento vicino sicuramente alla cultura latina e mi piace molto, mi sento a mio agio a cantare in spagnolo, almeno per ora, poi se i testi diventeranno un po' più difficili sarà ancora più difficile. Sto facendo delle lezioni di conversazione, se volete no.
pratica. Un'altra domanda da Aurora è: ci consigli tre artisti internazionali da ascoltare? Tre sono veramente pochi, e ovviamente in questo momento non te ne esce neanche uno. Andiamo nell'iPod di Mingoni. Tre artisti internazionali, potrei dire della Sony, ovviamente. Beh, della Sony potrei dire Maui, Beyoncé e Maui è analogo, ancora non è più. Beh, comunque è stato Sony, no? O comunque una delle piccole, cioè delle etichettone insomma all'interno di Sony. No, invece io dico ovviamente Stromae, perché è stato una rivelazione incredibile questo anno. Tre sorelle che non che lo conosco io, e la mamma di queste tre sorelle, che sono le Haim, che hanno un disco veramente eccezionale, Los Angeline loro, ma sembrano nord europee. E poi il terzo, non ti direi che è facile, Paolino. Perché poi uno si offende. No, dico ovviamente Paolo Nutini e James Lane. Ah. Avete quattro! È tutto inglese. Sa perché? Musica inglese. My Banana. Nasce da Beatles. Andando avanti. Ma siamo, noi siamo veramente agli ultimi, per non approfittare troppo dell'ospitalità della statale. Se ci sono delle collaborazioni per il futuro a cui ti stai pensando, a cui ti piacerebbe lavorare? Ecco, dato che è un disco ovviamente aperto, è un progetto molto aperto, di larghe intese, sì, ci saranno tante, poche, per ora tante, magari poi diventeranno poche. Chi lo sa, chi passerà, mi si dà. No, però non è. C'era una domanda dal pubblico. Che però forse faccio io. Se la ragazza si alza, magari la vediamo, ma la faccio io, che facciamo prima col microfono. Ed era semplicemente che tutte le tue canzoni nascono dai disegni, se anche il guerriero, giusto? Allora diceva, tutte le tue canzoni nascono da dei disegni.